Buongiorno e bentrovati alla nostra rubrica Igea e Panacea. Quest'oggi parleremo assieme al nostro gradito ospite di chirurgia generale e laparoscopia. Abbiamo in studio con noi il direttore del San Paolo di chirurgia generale, il dottor Massimo Bonfantino. Buonasera, dottore, e Buonasera a lei, benvenuto. grazie per l'invito innanzitutto. Allora, dottore, in questa rubrica noi vogliamo dare più informazioni possibili ai nostri telespettatori riguardo la salute e il benessere e quindi il suo invito chiaramente è mirato a farci conoscere un po' più il mondo in cui lei è specializzato. Magari potremmo iniziare dal tratteggiarci quelli che sono stati i punti salienti, della sua carriera fino ad arrivare al suo primariato. Senza portarla troppo alla lunga, perché sennò poi quando si parla di se stessi si rischia di imbrodarsi un pochettino. Comunque, insomma, mi sono laureato qua a Bari e poi ho fatto un percorso che è andato anche un po' in giro per il mondo. Ho avuto esperienze in Inghilterra, in America e le esperienze più importanti che ho fatto dal punto di vista professionale qua in Puglia sono state anche qua vicino all'IRCCS di Castellana, 10 anni, quasi 10 anni con il dottor Lorusso che è stato per me un maestro. E poi ho vinto un primariato a Martina Franca, successivamente ho diretto la chirurgia generale del Santissima Annunziata di Taranto e adesso dal 2021 lavoro al San Paolo di Bari. L'ospedale San Paolo di Bari fa parte di una ASL molto grande. La ASL Bari è molto molto grande, ha ospedali che vanno da Corato fino a Monopoli, sono 7 gli ospedali. E le chirurgie generali, i reparti operativi di chirurgia generali sono almeno 6, diciamo, poi ci sono distinti unità operative complesse, semplici, a carattere dipartimentale, però tutti ospedali attivi che fanno parte tutti di un unico dipartimento di chirurgia. Noi siamo un dipartimento di chirurgia, lavoriamo un po' tutti insieme, tutti i primari, e cerchiamo di, diciamo, fare il meglio tutti quanti insieme. Michele Simone, diciamo, l'amico che poi dirige il dipartimento, però tutti insieme, diciamo, con le proprie, diciamo, prerogative. L'ospedale San Paolo, dove lavoro io, è con il cosiddetto hub in inglese vuol dire mozzo, cioè un ospedale centrale, così come lo è il di Venere, per esempio, ma un ospedale importante, perché tra l'altro il San Paolo di Bari è centrale per tante cose che poi diremo dopo, ma anche come numero di pazienti, perché almeno ci sono 250.000 persone che fanno riferimento al San Paolo di Bari, perché c'è a parte di Bari, c'è il San Paolo stesso, c'è Santo Spirito, Palese, Bitonto, Giovinazzo, Palo, tutti questi messi insieme fanno una popolazione molto grande. E il pronto soccorso del San Paolo è un pronto soccorso importante, a cui afferiscono tantissima patologia acuta di urgenza in chirurgia generale. Mentre lei stiamo parlando, io ho appena lasciato l'ospedale e abbiamo una serie, non di problemi, delle cose quotidiane, cioè i pazienti che arrivano in urgenza e vanno poi operati. Allora, a questo punto magari capiamo di cosa si occupa proprio la chirurgia generale. La chirurgia generale ha questa accezione generale che ogni volta io devo spiegarla da capo. In generale, faccio un dato storico, la chirurgia una volta, fino agli anni 50, negli ospedali trovai un reparto di chirurgia e un reparto di medicina, con rispettivamente 200 posti letto, 300 posti letto uno e l'altro. Poi nel dopoguerra la chirurgia si è divisa poi in varie chirurgie, la chirurgia ortopedica, cardiochirurgia, neurochirurgia, eccetera. Dietro l'accezione di chirurgia generale in realtà c'è la chirurgia addominale, la chirurgia gastroenterologica. La chirurgia generale oggi si occupa di tutto il tratto gastroenterologico, quindi dall'esofago fino al retto lano, con tutti gli organi parenchimatosi intraaddominali e la chirurgia generale, cosa che facciamo anche noi, si occupa anche di chirurgia endocrina, in particolare della tiroide. Diciamo che la chirurgia generale è quella che in assoluto, i colleghi di altri specialisti che non si offendono sicuramente, è quella che ha la più grande, diciamo, più ampio spettro d'azione. Questa è la chirurgia E generale. quindi a San Paolo quali interventi vengono effettuati? Il San Paolo in particolare, diciamo, si occupa di chirurgia gastroenterologica, compreso la chirurgia endocrinologica della tiroide. Quindi diciamo noi appieno facciamo quello che fanno i reparti
i reparti importanti, sto usando questo termine importante, che fanno i reparti di chirurgia generale. Quindi noi operiamo dagli interventi sull'esofago fino agli interventi sul retto, agli interventi sul fegato, sul pancreas, insomma un po' tutta la chirurgia generale. Questa cosa, nell'ambito di chi come me ha avuto anche un'esperienza all'estero importante negli Stati Uniti, per esempio all'estero questa cosa non viene capita così bene, perché la chirurgia generale è stata ulteriormente spacchettata. Ci sono i chirurghi che si occupano di colorettale, i chirurghi che si occupano di parete addominale, quindi le ernie delle pareti, eccetera, i chirurghi che si occupano di chirurgia esofagea, chi si occupa di chirurgia del fegato. Chiaramente noi non facciamo tutto il male, anche noi ci siamo specializzati, diciamo, sulle patologie gastrointestinali, in particolare sulle patologie tumorali. Ok, quindi a questo punto parliamo proprio nello specifico di laparoscopia e chirurgia mini-invasiva. Quali sono i vantaggi di queste tecniche? Allora, la chirurgia mini-invasiva e laparoscopia intendono essere, una volta c'era il vecchio detto che diceva grande taglio, grande chirurgo. Oggi invece si tende a sminuire, tra l'altro, la funzione del chirurgo dicendo: ma con quattro buchi hai fatto una resezione del colon, dello stomaco. Gli interventi sono gli stessi che si facevano allora. I vantaggi sono enormi, sono tantissimi, ma la mini-invasività si esprime non soltanto nell'atto chirurgico, ma si esprime proprio in un approccio al paziente, completamente diverso. Un approccio che è mini-invasivo anche dal punto di vista psicologico. Il protocollo ERAS, che è un acronimo inglese che intende dire, cioè, una veloce recupero del paziente, dimissione del paziente, vuol dire che prendi in carico un paziente che è mini-invasivo già il rapporto iniziale col paziente, cioè cerchiamo di essere poco aggressivi anche dal punto di vista psicologico. La laparoscopia in particolare vuol dire che attraverso dei fori che vengono fatti sull'addome, con degli introduttori, si lavora dall'esterno dell'addome con l'interno utilizzando un televisore e si fanno gli stessi interventi che si facevano anni fa, ma si fanno con la pancia, diciamo, chiusa. E quali sono proprio questi interventi che si possono fare in laparoscopia? Uno dei miei maestri negli anni 90 mi insegnò, dice: guarda, il limite della laparoscopia, dove è il limite? Adesso abbiamo fatto un congresso proprio qualche giorno fa al San Paolo in cui si parlava proprio di indicazioni e limite della chirurgia laparoscopica. Diceva questo maestro: la laparoscopia ha dei limiti solo nella tua fantasia. In realtà negli anni si è visto che ci sono delle indicazioni che vengono date non soltanto dai chirurghi ma da una serie di società. Quando noi operiamo un paziente oncologico, le indicazioni vengono prese, diciamo, insieme alle linee guida mondiali, nazionali, anche degli oncologi. Fondamentalmente si possono fare interventi sul tutto il tratto gastrointestinale. In particolare a San Paolo, come stamattina, eseguiamo in modo routinario interventi sul colon, sullo stomaco, sull'esofago, sul giunto gastroesofageo, sulle piccole resezioni epatiche. Poi ci sono magari colleghi che si occupano ancora in modo più specifico di chirurgia epatica e magari fanno anche resezioni epatiche maggiori. Si possono fare resezioni anche del pancreas, della coda del pancreas, laparoscopica, le resezioni della milza, resezioni, asportazione della milza, cosa che noi facciamo, diciamo, in modo routinario. Quello che ha cambiato all'inizio degli anni 90 la chirurgia laparoscopica è stato il primo intervento fatto, è in realtà la colecisti. Intervento di colecistectomia, nessuno oggi si sognerebbe di farlo per via laparotomica, facendo un taglio sottocostale qua grande. Tutti vogliono i buchi cosiddetti, così come le appendiciti. Le appendiciti vengono anche quelle fatte per via laparoscopica. E gli interventi sul colon con delle indicazioni, che se magari vogliamo possiamo pure specificarle, ben precise, possono essere fatti per via laparoscopica. In Italia gli interventi per tumori del colon vengono fatti nel 30-40% dei casi, questo è un dato nazionale, per via laparoscopica. È chiaro che è un dato nazionale diluito in tutte le ASL, in tutti gli ospedali italiani. Mediamente a San Paolo noi eseguiamo gli interventi per neoplasia del colon, nel 67% vengono fatti per via laparoscopica. E gli interventi che cominciano per via laparoscopica a volte vengono convertiti per via laparotomica, cioè aperti. Il tasso di conversione nostro è abbastanza basso, noi convertiamo il 5%.
perché ci possono essere varie situazioni, aderenze di precedenti interventi, pazienti obesi, sanguinamenti che possono succedere, neoplasie molto voluminose difficilmente asportabili in laparoscopia, queste sono tre delle varie situazioni, oppure situazioni anche anestesiologiche durante l'intervento, che rendono l'intervento poi convertito in laparotomia. Ma questo non è un insuccesso. Il successo è la guarigione, se possibile, del paziente, ma in ogni caso diciamo l'ottimizzazione dell'intervento. Quindi la laparoscopia è un effetto di una chirurgia fatta bene, non è l'obiettivo, così come la velocità chirurgica. Un intervento può essere fatto in mezz'ora, un'ora, un'ora e mezza, due ore. La velocità non è per noi un parametro, però se col tempo diventi più veloce, non è perché diventi più veloce, fai meno movimenti inutili e questi rendono l'intervento più veloce, quindi meno anestesia, meno... E anche questa è una mini invasività. Mi viene da chiederle personalmente la curiosità, ma una prevenzione, o meglio, una diagnosi precoce può aiutare un intervento laparoscopico? Cioè le due cose certo, sono... Certo, certo. Noi facciamo anche interventi sullo stomaco per via laparoscopica. Faccio questo preambolo perché poi in realtà la prevenzione per i tumori, e questo ormai è una cosa importante, noi facciamo parte al San Paolo insieme al gruppo della gastroenterologia e così come tutta la ASL Bari, nello screening dei tumori del colon retto. I tumori del colon retto, se presi precocemente, possono addirittura non essere operati, perché possono essere piccoli polipi, anche cancerizzati, asportati con l'endoscopio e quindi non operati proprio. Però noi abbiamo visto che i pazienti che arrivano dallo screening del colon retto, che adesso spiegherò ancora meglio, nel 98% vengono fatti in laparoscopia, perché sono tumori molto piccoli, e quindi rispondo alla sua domanda. Quindi i tumori più sono piccoli sicuramente, più la diagnosi è precoce. Che cos'è lo screening del colon retto? È una cosa che già è attiva in Puglia, in questa la Regione Puglia, l'ASL Bari, il Dipartimento di Chirurgia nostro, è stato molto attento. Ai pazienti oltre i 50 anni viene inviato a casa un invito a dover fare, e questo è il primo livello, un esame che si chiama SOF, che è il sangue occulto nelle feci, in farmacia si fa il prelievo di feci, viene consegnato. Se il SOF è positivo, il paziente va al secondo livello di screening nel colon retto. Quindi la minima invasività non è solo chirurgica, è anche tutto questo. Se dovesse poi essere positivo al secondo livello per una neoplasia o dei polipi cancerizzati, il paziente viene operato. Il terzo livello di chirurgia, il terzo livello dello screening siamo noi, i chirurghi, che andiamo ad asportare, se possibile per via laparoscopica o comunque con una diagnosi precoce, non con un tumore stato avanzato, la malattia, e la sopravvivenza cambia modo importantissimo. Abbiamo parlato dei vantaggi, a questo punto ci parli anche delle controindicazioni? No, non ci sono controindicazioni, ci sono controindicazioni alla laparoscopia, cioè quando la laparoscopia non può essere fatta. Ah, okay. In questo senso, cioè non c'è una controindicazione a fare una cosa mini-invasiva. Ci sono delle controindicazioni quando non si può fare, perché nel 30-40% noi non lo facciamo. Le controindicazioni sono i pazienti che hanno già avuto interventi, grossi interventi addominali, i pazienti che hanno masse tumorali molto grandi e i pazienti che hanno complicanze di tipo anestesiologico, che sono polmonari, cardiache, perché quello che prima non ho spiegato, l'intervento laparoscopico corrisponde al fatto che con un introduttore si va in pancia e poi, questo poco lo immagino, in realtà noi li gonfiamo i pazienti, li gonfiamo come vengono gonfiati, né più né meno, però vengono gonfiati con anidride carbonica in modo tale che l'addome si distenda, che tutti gli organi sono e tu hai uno spazio fisico, perché l'addome è come questa stanza, questo studio, tu sei qui dentro e lì c'è il televisore, sono le luci, la sedia, il tavolo, c'è tutto quello che c'è in uno studio, e noi dobbiamo, per poter riconoscere tutte le cose che ci sono qui dentro, si deve avere la stanza aperta come in questo momento. E quindi l'addome si chiama pneumoperitoneo, vuol dire aria nella pancia, che viene data, diciamo, non una forza molto importante, perché se fosse la pressione molto alta le vene andrebbero a collassare, quindi il cuore non potrebbe più lavorare. E quindi si gonfia l'addome e si va a vedere, si cerca nell'addome, si cerca. C'è la tecnica chirurgica nella quale l'intervento si fa su alcuni piani chirurgici ben precisi, però bisogna gonfiarlo il paziente. Per fare questo, se
no, a volte è controindicato, l'anestesista ti dice no, non è possibile per tanti motivi. Una chirurgia mini-invasiva, che abbiamo fatto per esempio ieri mattina, è quella di asportazione, perché non è solo laparoscopica. Ieri mattina abbiamo operato, questo è un case report, come si dice in medicina, un signore di 90 anni con un tumore del colon. Il signore stava bene, e sta bene, grazie a Dio, e aveva un tumore stenosante la parte finale del colon. Noi l'abbiamo operato in chirurgia spinale, o meglio, scusi, in anestesia spinale, cioè il paziente era sveglio ed è una cosa che si fa, ormai noi lo facciamo, non tutti i gruppi di anestesia fanno questo, con il dottor Milella, che è il direttore del gruppo di anestesia del San Paolo, spesso lo facciamo, quando i pazienti hanno alcune situazioni, è possibile con l'anestesia spinale, come quando le donne partoriscono con i parti cesari, non vengono intubate e addormentate, si fa l'anestesia spinale e immagini che il paziente praticamente sveglio è arrivato in sala operatoria, sveglio gli abbiamo tolto il tumore, sveglio è ritornato a letto, un paziente di 90 anni, quindi diciamo diventa importante questo. Dottore, qual è il valore dei gruppi multidisciplinari oncologici? Questo è un altro capitolo importantissimo, che si lega alla mini-invasività. Che cos'è un gruppo multidisciplinare? Il gruppo multidisciplinare è un tavolo. È un tavolo attorno al quale fisicamente si seggono alcuni specialisti. Per poter operare i tumori, ad oggi, in Regione Puglia, devi essere parte di quello che si chiama rete oncologica. E al San Paolo, ma tengo a dire, con l'amico Michele Simone, con altri, con l'amico Ialongo, che sono i vari primari, Michele il direttore del dipartimento, Paolo Ialongo il direttore di Altamura, Stefano Camporeale, l'altro collega chirurgo è direttore di Monopoli adesso. Lei vede come parliamo tra chirurghi, prima non ci si parlava, era quasi in competizione, noi parliamo tanto tra di noi. Attorno al tavolo c'è un chirurgo, un gastroenterologo, un oncologo, un radiologo, uno psicologo, adesso dimenticando qualcuno, e vari specialisti che attorno a un tavolo decidono il percorso diagnostico e terapeutico del paziente. Questa cosa non è una cosa che si fa perché è bello farla, ma perché ad oggi è mandatorio, cioè obbligatorio. La rete oncologica pugliese prevede che in ogni cartella clinica, che adesso è elettronica tra l'altro, debba essere presente il documento del gruppo multidisciplinare, che 10 specialisti, 8 specialisti, a volte siamo di più di quelli, cioè perché sono 2-3 specialisti per ogni specializzazione, si seguono e parlano di quello che deve fare quel paziente. C'è la decisione, quello che dico sempre ai miei pazienti, dico lei si deve preoccupare se la decisione di operarla allo stomaco, al pancreas, la prendo solo io. Questa storia che una volta il primario era i cosiddetti baroni di una volta, che grazie a Dio non ho mai incontrato in vita mia, decidevano in modo capotico loro e nessuno più che cosa fare, non esiste più. E questa cosa, ripeto, la rete oncologica rende obbligatorio questo percorso. A San Paolo c'è il gruppo multidisciplinare, che però è un gruppo multidisciplinare di tutta l'azienda, tutta la ASL, al quale i pazienti afferiscono per poter essere meglio studiati. E a volte quella che può essere una mia idea su un percorso, prima la chemioterapia, non prima la chemioterapia, alcuni esami diagnostici, il radiologo, noi guardiamo insieme al computer le varie TAC, risonanze, questo fa sì che alla fine la decisione condivisa migliori, si dice l'outcome, questa parola bella, la sopravvivenza dei pazienti. La sopravvivenza dei pazienti con patologia neoplastica, trattati con un gruppo multidisciplinare, è maggiore dei pazienti trattati non in gruppo multidisciplinare. E questa cosa che io dico e che mi fa piacere raccontare della ASL Bari, eccetera, fa sì che a me sembra strano quando sento che i pazienti vanno a Milano, vanno, detto Milano per dire un posto qualsiasi, vanno altrove, fuori dalla Puglia, a farsi operare. Ad oggi, con certezza, posso dire che un percorso chirurgico oncologico, ma un percorso multidisciplinare oncologico in Puglia è di altissima qualità. E questa è una bellissima notizia, perché non dobbiamo correre chissà dove, nessuna parte. Abbiamo delle eccellenze Abbiamo delle eccellenze e le possiamo sfruttare. Abbiamo delle normalità, sicuramente le possiamo chiamare anche eccellenze, ma abbiamo delle normalità. Poi se possiamo anche parlare del fatto che a volte ci sono liste d'attesa, ma a volte abbiamo diciamo una normalità elevata su patologie complicate e poi magari un paziente aspetta molto tempo per fare un'ernia inguinale, ma su questo poi si instaura tutto un discorso ben più ampio e complicato.
La materia è molto interessante e anche molto corposa. Io magari il nostro tempo a disposizione purtroppo è finito. Magari mi andrebbe di rinnovarle l'invito e magari Quando parlare vuole possiamo parlare di nuovamente di queste quello. materie che sicuramente interessano tutti e abbiamo appreso anche con molto entusiasmo il fatto che insomma qui in Puglia non abbiamo da invidiare nulla Attualmente. a nessuno. Quindi la ringrazio Grazie a lei. per il suo intervento e la sua disponibilità. Intanto agli amici telespettatori rinnoviamo l'appuntamento ogni lunedì alle 13.30 e alle 18 su canale 83 di Delta TV del Digitale Terrestre e vi invito anche a scriverci all'email igea@panacea@gmail.com o su WhatsApp al numero 320 16 39 222 per fare tutte le domande alle quali vorreste che un professionista, un operatore del settore del benessere e della salute possa rispondere. Io vi saluto, vi ringrazio di averci dato attenzione anche oggi, ricordandovi che la salute è la nostra miglior ricchezza.